Ciao a tutti e ben ritrovati nel nostro night show. Viva la mamma! Io sono Monica e con me alla regia c'è il nostro Emanuele. Ciao Emanuele! Yuppie! Venerdì 16 aprile 2021, ore 21:03, questa sera in live. E ci ha già scritto un ascoltatore che è il nostro mitico Paolo Sala. Ciao Paolo e grazie per essere con noi. Questa sera abbiamo una graditissima ospite al telefono, ovviamente perché stiamo ancora trasmettendo a distanza e ho il piacere di presentare ufficialmente a tutto il nostro carissimo pubblico la nostra Pietrina Oggiano, scrittrice. Ciao Pietrina! Ciao Monica, buonasera a tutti i radioascoltatori, eccomi. Come stai? Bene, bene, molto carica, dai, molto, molto Grande, ci carica. piacciono, ci Intanto piacciono. grazie per questo invito, eh. Bene, sono molto contenta. Ecco, visto che abbiamo già letto il primo messaggio, ricordo ai nostri ascoltatori che volessero collegarsi in diretta e scrivere i messaggi, potete farlo direttamente dalla app di Spreaker e da lì potete seguire sia la live che scrivere anche i vostri messaggi, i vostri complimenti, tutto quello che volete verranno letti in diretta. Quindi appunto abbiamo detto Pietrina questa sera con noi che ci racconterà insomma un sacco di cose. Adesso direi che partiamo con il primo pezzo della nostra playlist del nostro fantastico regista. Ah, una cosa personale, piccola parentesi personale. Oggi è il compleanno della mia secondogenita Matilde e quindi le facciamo tutti gli auguri! Yeah, auguri Mati! Partiamo subito con il primo pezzo, musica! Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear now, baby. Yeah, yeah, cause it begins like. I saw her when I was 17 and all me a bra. Yeah, you don't even know what it mean. So let me explain, yeah, yeah. I go five every five of my dreams and I believe ya. But I don't need no money in my jeans. Yeah, to be an artist, one, two, three. This is the music, this is love, this is what I live for. So let me introduce myself, cause I can take no more. Yeah, there's too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my head, pop, pop, and shot that I don't wanna hear. So please shut up and now. Hey, yeah, yeah. Follow me now. So hey, yeah, yeah. Follow me now, so hey, yeah, yeah. Follow me now. Listen, nah, 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 yeah. Follow me now. In one, two, three, yeah. I started when I was 17, and I'm not scared, I'm honest. Yeah, and I know that it's some cliche, but this is my moment, this is my moment. And I don't care what people feel, cause I am birthed for that. Yeah, because my voice is the voice of a beast. I wanna take it on, man, so take it on, man. This is no music, this is love, this is what I live for. So let me introduce myself, cause I can take no more. There's too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my head, pop, pop, and shot. And I don't wanna hear, so please shut up and now. Hey, yeah, yeah. Follow me now, so hey, yeah, yeah. Follow me now, so hey, yeah, yeah. Follow me now, listen, na, 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 yeah. Follow me now, oh, yeah, yeah. Follow me now, and follow me now. You follow me, follow na 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 na. Hey, yeah, yeah, hey. Follow me now. Hey, yeah, yeah, hey. Follow me now. Hey, yeah, yeah, hey. Follow me now. Listen, na 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 na. Follow me now. Yeah, e ben ritrovati su Radio SP30. Viva la mamma, questa sera live. Anzi, questa sera doppio appuntamento, quindi rimanete connessi perché dopo alle 10 ci sarà la seconda puntata. Questa sera Viva la mamma con la dottoressa Monica Di Somma con Psicologia in
pillole e parleremo di competenza emotiva. Allora, dicevamo, cara la nostra ospite, Pietrina Oggiano, allora innanzitutto dici qualcosa di te. Allora, sì, ci sono. Allora, intanto appunto rinnovo i saluti e sono molto contenta di essere qui con voi e quindi che dire, va bene, io sono una scrittrice, sono sarda, non so se sente dall'altra l'accento. No, ma va assolutamente. Sento un pochino. Che dire, allora, sono una scrittrice, sono cresciuta in Sardegna. E ho lasciato la mia terra nel 2002 più o meno, poi niente, ho cominciato, diciamo, il mio percorso come poetessa nelle Yes. gallerie d'arte a Roma. Wow, allora ti disturbo solo un secondo. Nel frattempo ci scrive Giulio Duva e ti saluta, dice ciao Pietrina. Quindi grazie Giulio per essere con noi questa Ciao sera. Grazie. Giulio, grazie. Quindi dicevi Giulio è appunto. mio carissimo amico, che Ah, carino, bene, sì. bene, è qui con noi anche lui. Grazie Giulio. E quindi Bene. dicevi, allora, hai cominciato prima quindi con la poesia? Sì, esatto, sono nata come poetessa e negli anni 2000, comunque appena giunta a Roma, appena avevo lasciato la mia Sardegna, e tra l'altro, per ironia della sorte, sono cresciuta nel rione di Grazia dell'Elba, proprio vicino alla Ah, tua casa. wow! Eh beh, insomma, già Sì, quello quindi era un per... segnale, forse. Esatto, ironia proprio della sorte. E niente, ho cominciato diciamo così con le poesie, avevo questa passione già da ragazzina, mi piaceva tantissimo scrivere, però diciamo che all'inizio lo facevo un po' come dire per gioco, per scaricare un po' la tensione, Certo, un po' per e più poi passatempo. crescendo... Come? Dico, Sì, un po' per esatto. passatempo, hai cominciato, certo. Diciamo che era una passione. Che poi però negli anni, diciamo, in base anche a quelle che sono poi le esperienze di vita, no? Sì. Di ognuno di noi, si è trasformata quasi come una missione, nel senso che poi crescendo, ho sentito proprio l'esigenza di dover scrivere non più solo per me stessa, ma per gli altri. Vabbè, insomma, è una bella cosa. Cioè, chi riesce a Sì. farlo, tanto di cappello veramente, perché comunque non è una cosa facile. Tu da scrittrice ce lo potrai confermare, che comunque non è così semplice fare lo scrittore, giusto? No, in realtà no. Allora, tanto come dicevo prima, appunto penso che il dono della scrittura, perché io lo reputo un dono, Certo, sì. credo che sia un qualcosa che proprio ti viene regalato da Dio, nel senso che uno sviluppa quello che è voler dare agli altri, quello che hai nell'anima, e riuscire a trasmetterlo, come dicevi tu prima, che è corretto nello scrivere, non è proprio cosa semplice No, per no, niente. no, no, assolutamente. Ne parliamo da profanie perché io penso a scuola, il nostro problema più grosso era scrivere un tema, quindi posso immaginare, esatto, scrivere un libro e diventa tutto più Monica, grosso. ti ricordi quando dovevamo fare i temi, no? Che No, no, un diventavano incubo. enormi. Sì, no, 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 assolutamente. Poi vabbè, con quei Esatto. titoli talmente così coinvolgenti che lasciamo stare, davano molto spazio alla creatività, devo dire, proprio. Sì, è Terribili. vero, anche se io devo dire che ero abbastanza fortunata perché anche i miei temi, dai, non passavano inosservati, però Beh, diciamo che c'era proprio immagino. già, era scritto secondo me che Beh, dovessi era nel diventare destino, insomma. No, no, io no, non era proprio così per quanto mi riguarda. E quindi ecco, allora, poi questa passione quando è scoppiata, insomma, quando è che ti sei accorta che volevi trasformare questa tua passione in qualcos'altro? Allora, questa passione poi è scoppiata per gioco sempre a Roma, appunto negli anni 2000, quando un critico d'arte che ho conosciuto appunto nella galleria d'arte dove recitavo le poesie mi disse: "Guarda, hai una profondità che secondo me dovresti condividere con le altre persone, perché non partecipi a un concorso letterario?" Mi Allora, disse. Galeotto fu il concorso letterario. Esatto, sì. Tra l'altro, sì, è una delle cose che ho sempre nel cuore e di cui mi piace tra l'altro parlare perché tutto è nato appunto grazie al Moica, che saluto, che mi ha Salutiamo. dato appunto l'opportunità, esatto, mi ha dato appunto l'opportunità di diventare oggi quella che sono, perché appunto attraverso il Moica dopo chiaramente ho cominciato a farmi conoscere non più solo come poetessa ma anche come scrittrice con il mio primo racconto.
arrivò terzo, Ciumbia. Che sì, infatti anch'io ero brava! stata. Ebbè, come esordio direi medaglia d'argento, ma medaglia di bronzo non è male, No, se eh? consideri appunto che era un qualcosa appunto che non avrei mai immaginato, cioè appunto uno che Caspita. scrive esatto per se stesso, poi invece è successo tutto da solo, nel senso così mi è arrivato tutto insieme, ho Che vinto questo meraviglia. concorso arrivando te, sì, molto, è stata Brava, un'emozione immensa. complimenti. Brava, brava. Beh, poi Grazie. comunque vedo che ti conosce un sacco di gente perché ci ha scritto ancora. Allora, Giulio, sempre Giulio Duva, ci ringrazia. Ha scritto Alessandro Pinna che dice: Ciao Pietrina, un abbraccio da Ale e Tati. Quindi voglio dire, Oh, devo un dire che abbraccione grande, hai grande, tantissimi bellissimo. amici che ti seguono e sono molto contenta di questa cosa. Devo dire Sì, che hai dai, un bel sono abbastanza seguita. seguito. Ah, esatto, hai un bel seguito. Ma Sì, raccontaci dai, esatto, assolutamente. questo seguito da cosa nasce? Insomma, beh, sicuramente per quello che hai scritto. Allora, dicevo, dopo aver vinto questo concorso letterario, appunto, mi hanno convinta a scrivere un libro e Sì. quindi ho scritto Il portale della vita, che poi tra l'altro appunto è stato il mio libro d'esordio, e reggiti forte, anche questo primo libro d'esordio vince un concorso letterario che è il Logo d'Oro in Umbria, che Ma caspita, ma bravissima. Eh e quindi da lì ti puoi immaginare, non mi ha fermato più nessuno, beh, insomma. ti credo, un successo dietro l'altro. Sì, no, poi sai, cominci comunque a prendere un po' coscienza che forse è realmente Esatto, non così. è, non te lo stai sognando, non è, forse è Infatti. vero, esatto, brava, brava. Esatto, forse sono nata per dare. Certo. Infatti, quando scrivo nei miei scritti mi dicono sempre che io ho questo dono di riuscire ad arrivare al cuore. Tra l'altro, secondo me, uno scrittore deve essere comunque colui che riesce appunto a farti emozionare, a trasmettere delle cose, Sì. perché fondamentalmente c'è un testo, un buon testo, magari lo sa scrivere chiunque, un laureato, un professore, però è quello che ti arriva che fa la Sì, differenza, no? beh, assolutamente. Cioè, E di io questo vedo. devo essere molto Eh contenta, beh, perché ho caspita. tantissime persone che mi seguono e questo Bene. insomma mi piace, Bene, ecco. allora salutiamo comunque tutti i tuoi followers, perché si dice così al giorno d'oggi. Esatto. Sì, si dice così, esatto. Meno male che non c'è mia figlia, se no mi corregge sempre con l'inglese. La mia pecca. vabbè, insomma, E quindi arriviamo ai giorni nostri, quindi dopo il primo libro, che Sì, succede? esatto, sì. Ho pubblicato appunto il primo libro d'esordio, Il portale della vita. Sì. Dopodiché passano tipo 6 anni così e purtroppo mi sono ammalata. Ahimè, mi sono Ammalata. ammalata. Abbiamo detto una parola, insomma, un po' importante, quindi è successo qualcosa, giusto? E sì, diciamo che il mio percorso è stato un po', come dire, purtroppo frenato da tutta una serie di vicissitudini, un po' sono, sai, quei problemi della vita e che ai quali tu chiaramente non puoi fare, No, come dire, non puoi, certo. sono gli Sì, eventi sì, non sì. si possono fermare. No, no, è vero. E quindi, sai, la mia vita è stata un saliscendi paragonabile un po' alle Una montagne bella russe, perché montagna sono. russa, esatto, una bella Esatto. montagna russa ripida, no? Ecco. Esatto, sì. E quindi mi sono ritrovata, insomma, a cambiare più volte città, a cambiare più volte casa. Diciamo che sono diventata una donna con la valigia in mano. Una regala mitica ragazza con la valigia, insomma, no? Brava, esatto. Prima o poi farò anche un film, lo Esatto, so. beh, direi, insomma, sai, è sul grande schermo tratto dal tuo libro, perché no? Ci Esatto. sarebbe, Monica, ci sarebbe. Bisogna puntare in alto, mai in basso, giusto? Brava, Ecco. chissà tutta. E quindi niente, dai, a causa appunto di tutti questi problemi che mi sono capitati, mi sono appunto ammalata e ho diverse patologie croniche. Quella però più importante è arrivata 5 anni fa ed è la fibromialgia. Ok, allora hai detto insomma una parola importante che però magari non tutti conoscono, no? I nostri ascoltatori. Quindi ve Esatto. vediamo di definire, di circoscrivere questa patologia.
Esatto, allora la fibromialgia è una sindrome da dolore cronico diffuso che riguarda praticamente tutto l'apparato muscolo-scheletrico. E quindi insomma ti puoi immaginare, logicamente cioè, mi sono ritrovata da guerriera, che sono sempre stata e continuo ad esserlo, ad avere chiaramente tantissimi limiti, quindi ha frenato diciamo il mio percorso, non ho potuto più andare a pubblicizzare il libro, spesso e volentieri ho dovuto rifiutare gli inviti sia per quanto riguarda la fiera del libro e altri, e non, insomma non ho potuto più seguirlo per un po'. Hai dovuto rivedere un po' tutta la tua vita, insomma, riorganizzarla perlomeno. Esatto, e ho dovuto anche cambiare quello che era la mia vita, nel senso cominciando dal lavoro che non c'è più, perché io ero responsabile di una libreria e poi non ho potuto più farlo, purtroppo la malattia appunto ti porta a non poter stare più in piedi 8 ore, hai sempre dei dolori continui in tutto il corpo, spesso sei a letto perché proprio non hai energie. Porta tutta una serie di problematiche la fibromialgia, quindi niente, mi sono fermata e voglio dire una cosa molto importante. Sì. Durante questi 5 anni però, nonostante mi fossi fermata diciamo da quello che era il commerciale, no, che riguardava Sì. il libro, non ho comunque smesso di scrivere, nel senso che sapevo che prima o poi mi sarei rialzata, no? Sai quando ti arriva un uragano, ti distrugge tutto, no? Però, Però poi prendi e ricominci da capo. Piano piano mi rialzo, no, no, certo, in qualche modo, no, no, certo, sempre nelle possibilità, ovviamente. E direi che questo è la cosa molto importante. Ecco, sta scrivendo appunto ancora Giulio Duva dicendo: noi fibromialgici siamo guerrieri. E beh, direi proprio di sì. L'importante è combattere sempre, ecco, sicuramente con tutte le difficoltà del caso. Perché appunto io posso solo immaginare, ma solo chi vive questa situazione può capire, e quindi con tutto ciò che ne deriva, perché sicuramente insomma Brava, con i sì. limiti, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, perché poi ricordiamoci, la fibromialgia è una malattia che è riconosciuta al giorno d'oggi? E No, ancora no, purtroppo, no. Purtroppo in questo è Italia no. molto, diciamo che È sicuramente... terribile. Esatto, Sì. è un grosso No, problema. tra l'altro volevo dirti una cosa molto importante, Monica, Sì. in maniera tale che anche le persone che ci stanno ascoltando capiscano un po' di che cosa stiamo parlando. La fibromialgia inoltre è una patologia spesso associata comunque a dei traumi, Ah, ho capito. nel senso che è come se il tuo corpo, a furia di subire diversi traumi, non ce Ah, la ho fa più ed capito. esplode, Basta, non ce no? l'ha. Sì, ha raggiunto un limite, basta, la risposta è quella. Questa attenzione però da non fraintendere solo ed esclusivamente chiaramente a persone predisposte, No, perché beh, sennò tu certo. capisci bene che Sì, sì, saremo sì. tutti No, no, fibromialgici, no, no, perché certo, in alcuni oggi gente che casi. non, esatto, oggi non trovi persone che non siano stressate, che non No, no, soffrano, certo, i sì. tempi sono quelli che sono, per cui nel senso dovremmo essere tutti fibromialgici. No, 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 te lo dico certo. perché parlo di me, nel mio caso io ho una diagnosi dove c'è proprio scritto fibromialgia post-trauma. Perché? Perché Ah, purtroppo io sono ok. cresciuta, sì, con diversi traumi. Il primo sicuramente è stato quello della perdita di mia madre all'età di 20 anni, e poi, purtroppo, 3 anni fa, come ti dicevo prima, io non avevo lasciato la scrittura, avevo già scritto un secondo libro, ma è andato perduto a causa di un incendio che ho subito e ho perso tutto quello che avevo. Ecco perché Caspita. Giulio dice siamo dei guerrieri, Eh beh, perché è dei vero. guerrieri su tutti i fronti proprio, Sì, caspita, ci si mette anche la sorte avversa, insomma, caspita. perché mi sono ritrovata appunto senza più niente, per esempio, proprio zero. Cioè io sono uscita la mattina, la sera non sono più potuta tornare a casa mia, Ecco, che perché non meraviglia. mi ci hanno fatto più entrare, quindi ho perso Certo. tutto qua, compreso il libro che non avevo salvato in una chiavetta, Ecco, se no il secondo perfetto. libro sarebbe uscito in realtà nel 2018. Mamma mia, chissà che nervoso, posso solo immaginare, mannaggia, nervoso. Guarda, Per il finché libro, la casa, ok, ma dici il libro, porca miseria. Mannaggia. guarda, più che nervoso, esatto, è stato più che altro una sconfitta con me stessa, perché sai, quando ti capitano determinate cose, poi noi abbiamo purtroppo, e lo dico con consapevolezza, abbiamo l'abitudine di colpevolizzare noi stessi, ma se, forse,
Vabbè. Questa cosa qua mi ha buttata giù perché era come se avessi lavorato 3 anni, perché mi costò 3 anni il secondo libro, e poi stupidamente non me ne sono presa cura, nel senso che bastava Vabbè. salvarlo in una chiavetta, Lo capito? sai, Invece. vabbè, come si fa col senno di poi? Allora, adesso facciamo una breve pausa musicale e poi ritorniamo a chiacchierare piacevolmente. Musica! Di sopra ste notte le di facciamo gli stupidi, siccome le altre volte mi vengono quei brividi. Se mi chiami folle, bimba, ti prego, illudimi, fottimi il cuore. Occhi lucidi sopra ste notte le di facciamo gli stupidi, siccome le altre volte mi vengono quei brividi. Se mi chiami folle, bimba, ti prego, illudimi, figli del forse. Che ne ho bisogno per stare alive, sempre alive. Sono in ride anni fa, sai che mi fai? Sentirai ste note per l'eternità. Sarei parte di me, parte di fiabe di un tale che nasce dal buio ma diverrà re da sé per tre per te. Oh dei, tu non lo sai che spesso io reggo il mondo tipo mo crollo in un lungo sonno mezz'ora. Non ho voglia che a volte torno, sento che il turno mio non ricordo. Volano fiabe nella testa, resta la stessa storia di sempre, mentre li accaia la noia del resto. Non tutte quante le storie son belle, voglio lieto fine di Cristo, sì quasi a caso. Sopra la barra scrivetemi a random, occhi nel limbo col cuore a puzzle. Cerco di stare alla pari di Papa, ma non stavo chiaro, chiaro di luna mi calo, perché non mi sento più in grado. Impari un paio di uova di drago, ma che ne ricavo, mi cavo. Occhi lucidi sopra ste notte le di facciamo gli stupidi, siccome le altre volte mi vengono quei brividi. Se mi chiami folle, bimba, ti prego, illudimi, fottimi il cuore. Occhi lucidi sopra ste notte le di facciamo gli stupidi, siccome le altre volte mi vengono quei brividi. Se mi chiami folle, bimba, ti prego, illudimi, figli del forse. E ben ritrovati su Radio SP30. Allora, ricordo che tutte le nostre trasmissioni sono riascoltabili in podcast su Spreaker, Spotify, Facebook o direttamente dal sito della radio, che è radiosp30.xyz. Questa sera siamo in live con la nostra Pietrina Oggiano, scrittrice, che ci stava proprio parlando del suo primo libro. Allora, vai Pietrina, abbiamo affrontato un argomento abbastanza importante comunque, quello della fibromialgia. Esatto, quindi dicevamo, dopo praticamente che mi si è bruciata che ho perso appunto il secondo libro, chiaramente questo trauma è chiaro che mi ha buttato ancora, diciamo, più giù, perché logicamente, ti ripeto, la fibromialgia è devastante. E quindi cosa ho fatto? Ho pensato, visto che stavo sempre male, sempre a letto, ho pensato, ma perché non raccontarlo, no? Certo. E ho scritto un secondo libro che, Covid permettendo, uscirà quest'estate. Si intitola, ah, bene, dai. Sì, si intitola Siamo tutte principesse. Bello, bellissimo questo sì. titolo, Siamo tutte principesse, assolutamente sì, rispondo io. Brava, il senso era proprio quello, perché siamo tutte delle donne guerriere, e quindi ho voluto proprio, come dire, parlare di queste grandi donne che sono appunto le donne fibromialgiche, che io vedo appunto come delle fantastiche principesse. Mm-hmm. E quindi parlo di questo, ho scritto appunto questo secondo libro che parlerà appunto, tratterà la fibromialgia, quindi molto importante, diciamo, perché appunto ancora di fibromialgia se ne parla, secondo me, ancora sempre poco. Quindi è una e testimonianza. Perché è una testimonianza, sì, un po', ok. Vado proprio a raccontare me stessa, vado a raccontare quello che è la fibromialgia e soprattutto quello che cosa significa vivere con una patologia del genere, molto importante. Certo. E quindi niente, ecco, sono contenta perché appunto, nonostante
le problematiche, le vicissitudini, quello che è, quando una donna riesce ad alzarsi e ha voglia di fare, riesce comunque a dare agli altri, è una cosa bella, mi riempie il cuore di gioia. E poi l'ho fatto comunque anche per tutte le donne che soffrono di No, fibromialgia, esatto, sì, assolutamente. beh, sicuramente anche per essere vicini, no? E Sì. vicini è importante. Io, sbirciando un po' in internet, così anche sulla tua pagina Facebook, ho visto che esistono diverse associazioni per fibromialgici, no? Ne ho viste proprio molte, fortunatamente. Ma ecco, una cosa che non riesco a capire, ovviamente da profana, è così importante comunque iscriversi a queste associazioni? Ma guarda, allora, sì, associazioni ce ne sono veramente tante, e meno male perché è molto importante essere iscritti ad un'associazione. Ti spiego perché. Essendo già la malattia non riconosciuta appunto in Italia, per alcuni medici purtroppo ancora siamo invisibili, quindi il fibromialgico trova tantissime difficoltà, ovvero trova dei medici che magari non prendono in considerazione quello che è la fibromialgia. Quindi l'associazione serve perché intanto fa da tramite in quello che è un comitato scientifico, quindi dei medici che ti possono seguire, dal reumatologo al neurologo allo psicologo, perché c'è proprio un mondo, no? Certo. E poi è anche buono nel senso perché è una persona, come dire, che appartiene ad una famiglia. A una famiglia dove chiaramente hai un'identificazione e viene riconosciuta, no? Cosa che purtroppo ancora nella società non è, ok? Certo. E quello che ti posso dire per quanto riguarda le associazioni è un po' come i medici, no? Nel senso, e di questo me ne darai atto. Sì. Penso che anche il doversi iscrivere nelle associazioni, per quanto possa essere importante, attenzione, vada valutato molto bene, perché è un po', secondo me, come il tuo medico, no? Certo. Come dire, bisogna iscriversi in un'associazione, ma prima di farlo bisogna vedere come lavora, qual è la politica Informiamoci. della. No, no, Sì, certo, esatto, prendere delle brava. Sì. precauzioni. No, no, certo, beh, come Sì, facciamo perché tutti, secondo quando me chiediamo sì. perlomeno, esatto, Sì. chiediamo, ci No, ma informiamo. ti spiego perché. Perché chiaramente anche le associazioni Sì? sono fatte da uomini, logicamente. No, Quindi c'è certo. un'associazione che magari lavora in una maniera, c'è chi Certo. lavora in un'altra. Per cui deve essere anche un rifugio, un paradiso dove tu, fibromialgico, sai di essere ascoltato, sai di Sì. essere, come dire, attenzionato da quello che sono appunto poi la direzione dell'associazione o chi comunque insomma ne è a capo, no? Personalmente ti posso dire, dopo averne girate diverse, perché purtroppo quello che accade quando uno scopre di essere fibromialgico comincia a essere una specie di percorso Ecco, tortuoso, necessario, esatto. Questo un percorso. labirinto, eh? Sì, no, ma poi un percorso proprio necessario che per forza arriva, nel senso che cominci a girare alla cieca perché non Certo, sai in quale mondo non sei sai dove entrato, sbattere la partendo sia dai testa. medici, Sì. sì, partendo sia dai medici, attenzione, che dalle associazioni, perché è logico, tu sei lì che non capisci nulla, non sai nulla, quindi ti ritrovi un po' sballottato. Personalmente, ti ripeto, sono molto importanti e molto fondamentali e devo dire che lavorano tutte molto bene, come un po' tutti i medici, poi c'è quello magari che trovi più sensibile, quello che Sì, dov'è, questo ok. è il mondo, è la società di oggi. Però, se devo essere sincera, ce n'è una che mi ha lasciato estasiata in maniera particolare, infatti io mi sono iscritta lì, che è il Comitato Fibromialgici Uniti, CFU, che Sì. consiglio appunto alle persone di iscriversi, ma ti spiego il perché. Ci sono diverse ragioni. Una è che dalla presidente, la vicepresidente e l'altra, diciamo, della direttiva sono tutti fibromialgici, Ah, ok. tutti. Quindi sanno di Quindi cosa stai capisci bene. parlando, certo. Bravissima, capisci bene che secondo me nessuno più di loro può rappresentare un Sì, fibromialgico, no? decisamente, sì, E assolutamente. poi mi sono presa la briga prima di iscrivermi di fare comunque delle ricerche accurate, quindi ho fatto proprio una specie di Sherlock Holmes di telefonate e soci Sì, per hai sapere indagato, come. insomma. Assolutamente, ma perché io sono così nella vita, attenzione, cioè prima di fare comunque un qualcosa mi informo, vedo bene cosa devo fare, perché poi stiamo parlando di vite umane, attenzione, stiamo Sì, no, parlando comunque esatto, no, di infatti non è che capite? stiamo parlando di, esatto, di cose E sono importanti. rimasta estasiata da questa associazione perché praticamente anche soltanto chiunque voglia, diciamo, come dire, prendere, voglia aiutare, diciamo, l'associazione, voglia entrare nell'associazione, ma proprio come fondamentale referente, no?
prima di farti entrare, loro fanno un'attenta selezione per vedere se tu realmente ami il prossimo, se sei una persona sensibile, se sei dedita a quello che sono i veri valori. Insomma, secondo me è un'associazione fantastica, proprio perché essendo fibromialgici si prendono veramente cura della persona a 360 gradi, ma sotto tutti i punti di vista. Quindi, ripeto, questo messaggio di iscriversi all'associazione è molto importante ed io devo dire che sono molto contenta perché ho trovato un'associazione veramente buona, sono sincera. Va bene, dai, Ah, sono contenta. Quindi se vuoi sì. ripetere il nome per i nostri ascoltatori, magari. Sì, io mi sono iscritta al CFU, Comitato Fibromialgici Uniti, che appunto consiglio a tutti, in quanto ribadisco sia dalla Presidente che dalle altre appunto ragazze, referenti, eccetera, sono tutte fibromialgiche, quindi nessuno meglio di loro, secondo me, può rappresentare il fibromialgico, senza nulla togliere alle altre, per carità, perché come ho detto prima, lavorano No, tutte tu ti bene. sei Poi, trovata bene in questa. Sì, sì, certo, no. ribadisco, esatto, poi ognuno di noi No, beh, trova, chiaro. come dire, esatto, il proprio percorso, no? Per stare bene. No, E no, questo è. certo. No, no, ci scrive ancora Giulio Duva, questa sera il nostro super scrittore di messaggi, che come dicevi tu prima, appunto, la fibromialgia non arriva mai da sola. Lui scrive artrite, malattie autoimmuni, deperimento muscolare. Insomma, sono aspetti abbastanza invasivi, comunque molto invalidanti. Sì. Allora, guarda, io ti dico la sincera verità, potevo benissimo riprendere a scrivere il libro che ho perso, Monica, ma ho veramente costretto me stessa, psicologicamente e fisicamente, a fare questa grande fatica perché è stata davvero una grande fatica. Scrivere quello che sono i tuoi limiti, quello che sono le tue noti di lacrime, quello che sono le tue sofferenze, perché poi una malattia porta tanta solitudine, non è stato facile. Ma come dice Giulio, bisogna comunque sia, perché vedi, lui oggi si sta esponendo nello scriverlo, bisogna parlarne, bisogna mostrarsi perché è veramente un mostro questa malattia. E in questo libro si ritrova proprio quello che vive una persona fibromialgica e soprattutto vuole essere un messaggio appunto per i medici che venga inserita nei LEA finalmente per la sanità, insomma, Allora, hai detto una che ci sia. parola che magari non tutti conoscono, hai detto per i medici che venga inserita nel... Nei LEA, che sarebbe Ok. livelli essenziali di assistenzialismo, Ah, no? Perché ok. per poter avere, sì, per poter avere poi quello che sono tutte le I cure, no? riconoscimenti, Premetto certo, che non c'è sì. una cura, però Infatti, è quello grazie, che volevo chiederti, esatto. quindi non c'è Sì, ufficialmente no. una cura per questa Allora, al patologia. momento no, chiaramente ogni persona fa una terapia diversa, ma sono antidolorifici comunque Sì, e non c'è una sono cura, capisci? palliativi, sì, non c'è una cura vera e Bravissima. propria. Ho No, capito. assolutamente. Ognuno cerca di. Io personalmente, per esempio, piuttosto che prendere un dolorifico, mi fico in doccia bollente per dirti perché trovo sollievo facendomi una Certo. doccia calda. C'è chi prende chiaramente l'antidolorifico, c'è chi preferisce. Insomma, ognuno di noi ha una terapia diversa. Come Sì. diceva Giulio, è molto importante. La fibromialgia non è mai sola, è sempre associata comunque ad altre patologie. Ti ricordi che ti ho detto che io ho ben sei malattie, ho sei patologie tutte croniche, tra l'altro ho anche la celiachia, l'artrite, come diceva Giulio, quindi è un mix di sofferenza e di dolore. Immaginati quindi cosa vuol dire vivere con un corpo ferito che non sanguina e che non vogliono riconoscere, Se cioè è dici, ma come terribile. esternamente ti vedo, stai bene, com'è possibile questa cosa? No, la Brava, gente, ho esatto. capito. Esatto, infatti viene chiamata la malattia immaginaria per tanti medici, eh. C'è da fare Addirittura, tanto lavoro, eh? Sì, assolutamente. caspita. Sì. Per quello ti dicevo l'importanza delle associazioni, perché le associazioni, ma proprio tutte, qui lo dico, non ce n'è una che rimane a dormire, stanno picchiando proprio dal 2005 e hanno fatto veramente tante cose riguardo, tante lotte, No, ho proprio capito. perché, sì, proprio per dare veramente voce a questa malattia. Tra l'altro il 12 maggio ne approfitto, che è la giornata appunto mondiale della fibromialgia, sempre il CFU ha portato avanti una grande iniziativa che è quella di illuminare parecchie regioni d'Italia col colore viola. E anche questa è una cosa Che bellissima, bello, sì, sì? Quindi complesso ricordiamo. Palazzo Ah, Madama, wow, quindi il 12 maggio, ricordiamo se vogliamo mettere una lucina viola, una candela sì. viola, qualcosa di viola.
possiamo insomma ricordare questa Sì, patologia. quindi tante cose si stanno facendo, tante se ne faranno. Io sono positiva, secondo me, entro quest'anno, secondo me, 2 anni. Voglio essere positiva, secondo me la fibromialgia viene riconosciuta, anche perché a novembre del 2020 è portata all'attenzione dell'ordine del giorno dal corpo dei LEA, e quindi secondo me ce la facciamo. Ah dai, speriamo insomma Sì, che sia la sono volta positiva. buona, esatto, che sia la volta. E Assolutamente. nel momento in Poi cui noi viene. siamo un esercito di guerrieri, quindi non ci ferma nessuno. Pensa che siamo 2 milioni e più, per lo più Caspita. donne, a soffrire di fibromialgia. Ah, Quindi per lo più immagino. donne, pensa te. Sì, il 90% sono Ah, donne. caspita, Sì, addirittura. colpisce molto di più la donna. Sì, Ah, però sai, caspita. ancora ci sono tante ricerche, stanno facendo Sì, no, tanti ancora studi allo ancora studio. Certo, e nel per momento in capire cui come, verrà riconosciuta, perché. nel momento in cui verrà riconosciuta la malattia, cosa succederà? Succederà sicuramente non il miracolo, nel senso che non è che la riconoscono e quindi tutto finito, finalmente abbiamo risolto i nostri problemi. Non sarà così, perché l'inserimento nei LEA comunque prevederà un grande lavoro, che è quello appunto innanzitutto di decidere che cosa potranno passarci e non. Ah, Cioè, ti faccio ok. un esempio. Sì. Io personalmente, che ho problemi di tendinite, Sì. artrosi, artrite, eccetera, spesso e volentieri devo fare la ginnastica in acqua, devo fare fisioterapia, sono tutte cose a pagamento, l'ozonoterapia. Quindi non è detto che viene inserita nei LEA e tutto si risolve. No, bisogna vedere quello che poi sarà Cosa verrà il integrato, pacchetto. certo, ho Esatto, capito. capito. Che, come dire, ci verrà dato, no? Nel senso, però sarà sicuramente importante, perché già avere un codice identificativo che ora non ha la Certo. fibromialgia sarà fantastico, perché non Parliamo hanno però, capito. Non. parliamo di Italia, giusto? Perché Giulio ci scrive: Sì. all'estero, in quasi tutti i paesi della CE, la Esatto, fibromialgia è sì. riconosciuta con invalidità al 100%. In Italia ancora no, Esatto, quindi siamo noi che siamo indietro, no? Ma all'estero sì, non funziona così. siamo 2 o 3 paesi in Europa che sono veramente indietro, a livello veramente scarso per quanto riguarda la fibromialgia e quello che sarebbero i diritti che chiaramente un fibromialgico dovrebbe avere. Ti basti pensare, appunto, come dice Giulio, che all'estero hanno preso il 100% di invalidità, qui ancora non è riconosciuta. È un disastro. C'è proprio. C'è un Un divario disastro. esagerato, sì, assolutamente. Caspita, Sì. speriamo insomma di venirne a capo presto, più che altro perché, come hai detto tu, si parla di 2 milioni di persone, hai detto giusto? Ma io ti ho detto 2 milioni in realtà riconosciuti, Ah, attenzione, però ok, quindi è un. sono più di 3 milioni, Certo, ormai quindi siamo arrivati a più parliamo di di 3 numeri, milioni, parliamo di magari numeri anche più 3,5, grossi. te lo dico, Sì, sì, perché sì, sì. appunto quelli registrati, ma poi No, no, chiaro. sono molti di più, assolutamente, quindi, ma poi anche per un discorso lavorativo, no? E Esatto, è tutti i quello. fibromialgici hanno tutti perso il lavoro, nessuno riesce più a lavorare, quindi vedi anche una cosa importante di cui ti parlavo prima. E una volta che verrà inserita nei LEA, c'è anche il discorso appunto invalidità e quello che sono appunto i diritti nel lavoro, nel mondo lavorativo. Quindi non solo devono riconoscere la fibromialgia, ma devono dare anche a un fibromialgico la possibilità di poter fare un lavoro che può fare, attenzione, no? Quindi si parla appunto di lavori comunque con, sicuramente non, capito, stando 24 ore su 24, ma probabilmente con il telefono, no? Il famoso smart working, Sì. nel No, senso, per darci una mano, quindi c'è proprio tanta roba da fare è e vero. tanta se ne farà sicuramente. Io sono veramente contenta di aver fatto questo libro, credimi, non vedo l'ora che esca, quindi spero che questo Covid ci dia Esatto, non un po' vediamo di l'ora. respiro. Esatto, queste principesse, insomma, siamo tutte principesse, lo aspettiamo con ansia. Allora direi che facciamo un altro breve stacco musicale. E poi ci racconterai qualcos'altro, d'accordo? Musica! Sì, bene. Sì, la siesta Martín, la devolución en el pito que es de palo.
che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa, un pessimo partito. Son certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi ha scritto in poco tempo e forse io mi sento che forse un po' ti penso. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ora che fai? Mi hai fregato così non si era mai sentito. Io dentro la mia testa non ti ho mai invitata. Vorrei scappare che sei bella incasinata. Ma poi ti metti sopra me e mi metti giù di forza. Sembra che balli ad occhi chiusi, sì, sotto alla pioggia. Poi stai zitta improvvisamente, ti chiedo che ti prende, tu mi rispondi niente. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tipo che ci prova, che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ti annoierai un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai. Poi ci penseremo ogni tanto, io insieme ad un'altra, tu insieme ad un altro. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo nuovo ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. E rieccoci su Radio SP30 con la nostra Pietrina Oggianu. Allora, cara Pietrina, beh, devo dire che ci hai fatto una bella panoramica densa di contenuti. Abbiamo detto cose belle, cose... abbiamo parlato di vita, ecco, soprattutto della tua vita e di tante altre persone, appunto, che soffrono di questa patologia che è la fibromialgia. Ma adesso diciamo cose, siccome io sono molto curiosa e scommetto anche tutti i nostri ascoltatori. Andiamo, insomma, non so, parlaci dei tuoi progetti attuali, futuri, insomma, cosa bolle in pentola per Pietrina? Allora, essendo io una persona iperattiva, per fortuna, perché così almeno la fibromialgia non mi ferma, certo, diciamo. Non ti fai, esatto, non ti fai bloccare. Assolutamente, no, anzi, questo è il mio fare. E stare sempre in movimento e occupare la mente di tante cose mi aiuta anche a non lasciarmi andare e a non cadere nella depressione, che è una delle principali caratteristiche della fibromialgia. Guarda, faccio la volontaria per diverse associazioni che non sono di fibromialgia, ma anche di fibromialgia, come hai potuto notare nei miei scritti, nei miei condividere spesso iniziative, progetti, sì, eccetera. È vero, sei impegnatissima su tutti i fronti. Sì, non resto mai ferma. Tra l'altro, dove c'è da fare io faccio. Se mi chiedono aiuto chiunque, io sì, mi presto assolutamente, vivo per il prossimo, sono sempre stata così. Infatti non so se ti ricordi che avevo lanciato anche la campagna di crowdfunding per quanto riguarda ti ricordi l'applicazione? È vero, Fibromiapp. Io avevo fatto il primo video insieme poi alla Morena Zapparoli e altri. Io non sto mai ferma, capito? Dove brava, c'è da fare io fai, bravissima, sì. Così che si fa. E progetti per il futuro ne ho tantissimi. Uno di quelli che diciamo più mi allieta in questo preciso momento è che avrò, spero al più presto, un programma tutto mio, una rubrica in radio. Ma va, ma veramente? Sì. Lo possiamo dire prossimamente.
Avremo il piacere di, esatto, avere nella grande famiglia di Radio SP30 anche Pietrina, che diventerà anche lei speaker e avrà il suo spazio, la sua trasmissione. Lanciamo questo sasso, adesso studierà un pochino Pietrina e poi arriverà anche lei nella nostra grande famiglia. Noi siamo molto contenti di avere una tosta come te. No, no, assolutamente, bene. Anche io, perché se adesso sto dando 50, prova ad immaginare, avendo degli strumenti come possono essere la radio, quello che potrei fare. Tu ricordi se te lo ricordi, il mio soprannome è l'Uragano Pitti, L'Uragano Pitti, perché... bellissimo l'Uragano Pitti, mi piace. E poi guarda, adesso volevo chiederti anche una cosa, perché da donna, figurati se non sono curiosa. Nel frattempo Giulio ci ha scritto anche un'altra cosa, molto molto carina. E dice: "Si prodiga", ovviamente riferito a te, "si prodiga molto per il prossimo ed è anche mamma single". Ecco, io qua volevo arrivare, ma a cuore, come siamo messi? Raccontaci un po'. Allora, guarda, per quanto riguarda la mia vita di mamma, perché è questo che mi stai chiedendo, Certo, vero? ma ho letto mamma single, ho detto caspita, c'è tutto questo ambaradanno, una mamma single, quindi con tantissimo carico, però con un, cioè voglio dire, con una Allora, ti posso vittoria. dire che... Sì, è dura nel senso che è chiaro che crescere un figlio da sola non è una passeggiata, soprattutto appunto quando appunto la vita insomma ti porta tante, tante problematiche, no? Doverle vivere da sola non è facile. No, certo. Anche lì mi reputo una persona molto fortunata perché ho una grande fede in Dio. Beh, sei Sì, meravigliosa a dire mi reputo fortunata, insomma, è una cosa bellissima da dire. assolutamente. Sì, sono molto fortunata perché sono testimone di Geova e credo tantissimo in Dio e la fede mi dà una forza pazzesca che va proprio oltre l'immaginabile. Quindi fare la mamma da sola, occuparsi di lei e tutto quello che poi sono anche le problematiche della malattia, spesso sono a letto, quindi comunque sai di avere delle responsabilità, no? Ce le hai il doppio perché non c'è un compagno, quindi Certo, sì, è immaginati. tutto sulle tue spalle. E No, sono contenta che mi hai fatto questa domanda perché nel libro, no. e poi non diciamo tantissimo perché No, poi non l'ho esatto, comprato questo è libro, no, cioè. però nel libro infatti evidenzio tantissimo quello che è la forza delle donne. Oh, grandi Sì. donne. Assolutamente, beh sì, non potevano non farlo, no? Queste donne che spesso sono massacrate dalla società, non volute, a volte cioè messe lì in un angolo, capito? Nessuno le ascolta, eppure loro sono capaci di farti vedere il sole quando piove, cioè si rialzano anche dopo 10.000 cadute, no? E quindi quando io appunto vedo questo in me, ok, lo vedo anche in tutte le altre donne. L'amore, secondo me, è fondamentale ed è quella qualità che ti aiuta a superare qualsiasi cosa. E noi donne, concedetemelo, non voglio apparire femminista, di amore ne abbiamo tanto, ma Sì, tanto, viva le donne, no, no, diciamolo, urliamolo, viva le donne. Guarda, in questo bravissima, momento si è grazie. aggiunta un'altra quota rosa alla trasmissione perché è arrivata la mia gatta che si è seduta in braccio al regista, è venuta ad ascoltare anche lei ed è un'altra donna. Quindi forza, asso sempre Mi ha avanti. chiamato in causa, Sì, vedi? con questa forza, beh, poi voglio dire, la tua voce, questo tuo spirito ci piace, mi piace, ci piace un sacco. Nonostante tutto quello che tu ci hai raccontato, perché non ci hai raccontato sempre cose leggere, ecco, questo spirito sicuramente è questa forza che hai e che ci trasmetti, perché ci stai dando Ma veramente guarda, tu questa carica. assolutamente, io sono sempre positiva, se il sorriso non ce l'ho me lo invento e poi Brava. ho fatto una mia massima e c'è appunto un detto, non so chi l'abbia detto, che se tu hai conosciuto la sofferenza e non la usi per aiutare gli altri, l'hai sprecata. Ecco, io mi faccio Oh, forza di questa frase qui ogni mattina brava.
Sì, assolutamente. Guardo il cielo, il sole, vedo tutte le cose belle, mi nutro proprio di tutto ciò che Dio ci ha dato, che è la creazione, quindi immaginati la vita, e non, cioè supero ogni cosa, vado avanti a bomba, proprio Brava. anche per dare agli altri la forza di reagire, perché c'è bisogno anche di persone così, no? Sì, viva la vita sempre. Sempre, Giulio Assolutamente. ci dice, ci fa delle, ha aggiunto delle faccine che ridono al suo messaggio dicendo siete di parte ora. vabbè, dai, lasciacela giocare, insomma. Però scrive anche l'importante è non perdere mai il sorriso, guarda, assolutamente. Io avevo avvisato Pietrina che ho detto, guarda, la trasmissione Viva la Mamma si parla veramente di tutto. A volte cose anche futili, cose leggere, però abbiamo affrontato anche argomenti piuttosto impegnativi, però ecco, sempre con il sorriso, Assolutamente. perché dobbiamo farlo, dobbiamo sempre affrontare le cose, perché c'è la vie, come si dice, no? Però se affrontate con il sorriso, con uno spirito diverso, si affrontano meglio. E poi ecco, il fatto comunque di poterle condividere è importantissimo. È importante, quindi Assolutamente. grazie Sì, Pietrina io... per questo, No, io ringrazio voi. anche per questo nuovo libro che uscirà, perché sarà sicuramente una testimonianza di una donna che ce l'ha fatta e che ce la sta facendo, che in primis sei tu. Sì, Quindi assolutamente. Ricordo che uscirà quest'estate, benissimo. in data chiaramente da destinarsi, ma poi chiaramente nei social Certo, lo verrà scopriremo. chiaramente pubblicizzato. Sì, poi Esatto. anche comunque sulla pagina vi invito a iscrivervi alla pagina Facebook di Viva la Mamma. Quando saprò la Assolutamente. data, ve lo pubblicherò, quindi sapremo quando uscirà questo tuo nuovo libro. Ecco, volevo chiederti, per ultimo, dai qualche tuo i tuoi contatti, così se la gente vuole venire un po' a sbirciarti, può farlo. Assolutamente sì, allora io ho una pagina Facebook, si chiama Cose da Pitti, Bello, cose da e pitti, mi sì, piace. è carina, sì. Pitti è un nome che mi hanno dato carinamente gli amici stretti da quando ero Bello. ragazzina, quindi mi piace. E poi ho due gruppi, uno si chiama Voci di Donne, perché Sì. tra le altre cose sono anche volontaria di associazioni che si battono contro la violenza alle donne. Bene, ecco, questo poi è un tasto per noi Sì, fondamentale. esatto. E poi chiaramente ho fatto un gruppo che si chiama Fibromialgici nel Mondo Milano, dove appunto chi è fibromialgico può iscriversi perché facciamo tante attività. E poi Bene. chiaramente non potevo non essere in Instagram, c'è anche Instapitti, quindi mi Oh, trovano anche su bello, ma Instagram. come sei fashion, Instapitti è Sono bellissimo. ovunque, Monica, ovunque ci sono io, ovunque c'è da fare c'è Pitti. Brava, brava. Però allora ci siamo dimenticati una protagonista di questa tua storia, che fa parte della tua vita, visto da mamma single, vorrai Sì, salutare. assolutamente, sì. Allora, sì, infatti, premetto che Luna è la mia musa Eh ispiratrice beh, eh beh, eh beh. e poi sì, anche lì sono veramente felice perché è una ragazza veramente meravigliosa in tutto il suo essere, nella sua semplicità è fantastica. Non è perché è mia figlia, ma è una ragazzina No, che... beh, in gambissima. Guarda, io ho visto solo qualche voto, Assolutamente. ho visto solo qualche voto en passant, è veramente Esatto, bravissima, mi dà quindi. tantissime soddisfazioni. Tra l'altro ne approfitto, ecco, brava Monica, ti ringrazio perché devo dire appunto a chi mi sta ascoltando che non solo in estate appunto uscirà il mio secondo libro che andiamo a vedere, ripeto appunto il titolo, Siamo tutte principesse e Sì. parlerà di fibromialgia, ma verrà fatta una ristampa del Il portale della vita, Ah, attenzione. bene. E Ok. anche quello consiglio di leggerlo perché lì c'è proprio una presentazione di chi è Pietrina, quindi vado a raccontare proprio quello che è stato diventare madre da sola con Certo, tutta la protagonista tua. questa meravigliosa bambina che Beh. è Luna. Luna con questo bellissimo nome che salutiamo. Ecco, ciao Luna, ti mando un bacione a distanza. Adesso, cara Grazie. Pietrina, dobbiamo salutarci. Fai i tuoi saluti, saluta chi vuoi, abbraccia a distanza chi vuoi, vai tranquilla. Allora, innanzitutto saluto la mia terra, logicamente,
tutti sardi, ovviamente. Saluto la mia famiglia e i miei fratelli che sono in Emilia-Romagna. Ah, Saluto bene. tutte le persone fibromialgiche, maschietti, femminucce, tutti. Tutti compresi. Saluto la mia associazione, appunto Comitato Fibromialgici Uniti, nonché presidentessa, referenti, tutti coloro che collaborano in questa associazione. Saluto tutti i medici indistintamente che si stanno battendo per la fibromialgia e tutti coloro che ci danno una mano appunto in quello che è questo percorso difficile per il riconoscimento della fibromialgia. Benissimo, Poi beh. chiaramente vabbè, tutti i miei amici, tutti coloro che mi seguono, che mi vogliono bene, e poi saluto te per questo Grazie. bellissimo programma, ti Sono faccio i complimenti. contenta che ti sia trovata a tuo agio. È Assolutamente, stata una bella sì. chiacchierata. Sicuramente anche i nostri ospiti hanno apprezzato, chi ha potuto stare con noi in diretta, altrimenti poi in podcast si potrà riascoltare quando più si è più comodi. Insomma, io ti ringrazio ancora, cara Pietrina, ma poi tanto noi comunque ci sentiamo anche al telefono, non c'è problema. E ti aspettiamo presto nella grande famiglia di Radio SP30. Assolutamente, io vi mando un bacione grande, grande, grazie a voi e saluto tutti i radioascoltatori. Baci, Grazie a Pietrina, un presto. bacione, ciao Ciao. 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 Bene, noi ringraziamo la nostra Pietrina Oggianu, la ospite di questa sera. Devo dire che è stata anche questa un'ottima, veramente un'ottima conoscenza. Non ci conosciamo da tantissimo, però ho scoperto veramente una persona di cuore. E voglio dire, da tutti i messaggi che sono arrivati questa sera, traspare proprio questa cosa, quindi devo dire che la famiglia di Radio SP30 sarà solo orgogliosa di avere questo nuovo acquisto al più presto. Io ringrazio chi è stato con noi, mi raccomando, non lasciateci perché adesso comincia la seconda parte della serata. Questa sera siamo lunghissimi. Appunto, come dicevo prima, abbiamo Psicologia in pillole con la nostra Monica Di Somma, psicologa clinica, e quindi state con noi. A dopo. Ciao! Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've
be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me.